mamma mia come si scava male. E con viva Presidente... soddisfazione, c'è ancora un piccolo diaframma e quando avrò rotto questo piccolo diaframma verrò fuori. Mamma mia come si scava male. Dov'è Presidente? Dov'è? Io sono qua, no? Sto uscendo da qua, eccomi qua, chiappa, chiappa il bottone. Chiappa. Mamma mia, guarda che cosa mi tocca fare. Ma come è possibile? Con viva e vibrante soddisfazione. Cosa fa, Presidente? Cosa fa? Casini, Bersani e Alfano si incontrano nel tunnel. E io mi adeguo. Pensavano di tagliarmi fuori, ma li ho fregati. Sono arrivato da dietro come 00 Giorgio in Casino Royale, total. Si stavano spartendo le nomine Rai. Volevano mettere Minzolini e Rai Fiction. Gli ho fatto prendere uno spavento da dietro che si stavano abbassiamo i toni. Bravo, corazziere 1, abbassiamo i toni. Sentito, corazziere 2? Comunque, Giacobbo rimane a Rai 2. Così il finale con Ketzinger non perde di senso. Guarda cosa ho preso. Cos'è, Presidente? Questo, con viva, vibrante soddisfazione, è un robottino germanico. Qua c'è lo scontrino, detraiamolo, ho fatto una piccola diversione. Ma tu lo sai che il Quirinale c'ha un muro che confina con Troni? No, non lo sapevo. Ho preso questo robottino qui, che ci serve per fare i biscottini. Volevo fare un impasto a frolla con cui farò dei biscottini al gusto di passion fruit. No. Chi ha detto no? Corazziere 1, signor Presidente. Perché no? No. Non ti piace il passion fruit? Vuoi pistacchio? No, è che non è il momento. Questi robottini qua, non sai mai come montarli, meno male che ci sono le istruzioni, perché no? Perché? Non è il momento. Ora ci leggiamo le istruzioni, caro Corazziere 1, e capiremo come montare questo piccolo robottino con cui confezioneremo dei biscotti a passion fruit. Fammi un po' vedere. Inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, cinese, c'è pure il russo, turkmenistan, lituano, islandese. Mamma mia, ci stanno tutti, non ci sono l'italiano? No, signor come Presidente. Mai? No, non le mettono più, signor Presidente. Legga l'ultima pagina. Avvertenze per i consumatori greci italiani. Le istruzioni per il montaggio del robottino le troverete pubblicate quando avrete ripagato il vostro debito. Cosa ho letto? Ma cos'è, uno scherzo? Le nuove disposizioni dell'Europa. Ma che? La Germania ci ricatta? Mm-mm. La Germania ci fa i ricatti? Ci fa i dispetti? E questa è prepotenza bella e buona. Qui c'è una sospensione della democrazia, caro Corazziere 1. L'Italia è un paese sovrano, ricordatelo. E ogni cittadino ha il sacrosanto diritto garantito dalla Costituzione di fare la frolla col robottino germanico. Lo turco? Ma che? Lo turco? Stai calmo, stai ammazzando. Tu devi stare calmo, devi respirare quando entri. Vai alla tipografia all'angolo, vedi se hanno delle vecchie istruzioni del Sinudain. Alcune cose sono simili, cerchiamo di arrivarci per deduzione. Vai, lo turco, vai! Mamma mia, come cammina male lo turco. Vabbè, in attesa che lo turco torni, intanto iniziamo a fare l'antipasto, l'impasto con la frolla. No, le uova, Presidente. A me le uova, perché no? No, prima bisogna fare la rassegna stampa. Non mi freghi, Corazziere 1, l'abbiamo già fatto stamattina la conferenza stampa. Sì, ma adesso abbiamo i giornali esteri. Come i giornali esteri? Non possiamo fare un ovettino? No, signor Presidente, no. Un uovo? No. Questo faceva mia nonna. Facciamo un uovo, un giornale. Un uovo, un giornale. No, prima i giornali e poi l'uovo. Stampa estera? Sì, stampa estera. Cosa mi dai? Un Le Monde? No. Che cosa mi dai? Un Times? No. Che giornali ci abbiamo? No, cosa mi vuoi dare? Solo giornali tedeschi, signor Presidente. Ah, e come mai? Nuove disposizioni dell'Europa. Die Zeit. Die Zeit, come titolo? Italian
pizza, mafia e mandolino. Ma come si permettono? Questi turpi mancati! Questo è un titolo forte! Pizza, mafia, mandolino! Ma tu hai visto mai qualcuno che suona il mandolino? No. Io no! Forza, zucchero a velo! No, Die Welt! No, Die Welt, no, Italian Caput, ma vai! Frankfurter Allgemeine! Italian Default, e basta! La Padania! Ministeria Varese, ma vaffanculo! Abbassiamo i toni! Ma c'è sempre una... Solo perché ci abbiamo solo perché ci abbiamo un debituccio di 1900 miliardi. Adesso questi tedeschi mi sentono, questi teutonici. Pronto? Pronto centralino? Franca, sei tu? Hier spricht die neue Zentrale. Wählen Sie die 1, wenn Sie warten möchten. Ma chi è? Ma no, non ho chiamato il centralino? Sì, sì, ha chiamato il centralino. Il nostro centralino adesso è a Berlino. E che è? La Germania ci controlla pure le telefonate? La Germania ci controlla tutto, signor Presidente. Oh, e la Franca che fine ha fatto? Che c'erano due bambini che c'erano l'apparecchio che gli hanno dovuti mettere, l'hanno licenziata. Non lo so. Povera Franca, c'era il figlio che masticava male. Mamma mia. Pronto, signorina, con viva e vibrante soddisfazione, signorina, scusi, come si chiama lei? Bipede. Ha detto bipede. No, credo che non abbia capito la domanda. E basta. Mamma mia, corazziere due. Come respiri male, ma la bronchite. Wie heißt du? Marlene. Ah, Marlene, come la Dietrich? Heißt der Fanze Feiden, den da dunno spread? Sì. Scusi, posso parlare con la Merkel, signorina, con viva vibrante soddisfazione? La Merkel. Warten Sie einen Moment, bitte. Sì. Sì. L'ho messo in attesa. Mamma mia, che umiliazione. Sarà in telefono con Monti. Pronto? Pronto? Eppure caduta la linea. Che umiliazione! Che umiliazione! Io, un patriota, con viva e vibrante soddisfazione, a me queste umiliazioni mi mettono appetito. Non lo so, sarà fame nervosa, io non lo so, ma io ho bisogno di biscottino e di italianità. Voglio un biscottino a forma di faraglioni di capri. Ce l'abbiamo? No, no, non ce l'abbiamo. Abbiamo finiti? Finiti, signor Presidente. Oh, boh. Cos'è rimasto? Abbiamo... un biscottino a forma di Colosseo? No, sono finiti, signor Presidente. Pure quello? Forma di Veltroni? No, sono finiti, signor Presidente. E che biscottino è rimasto, scusi? Quelli, signor Presidente. Oh. Che? Un biscottino a forma di Würstel? No, no, signor Presidente, è proprio un Würstel. Sì, sì. No, io, scusate tanto, io questa chiavica non me la mangio. No, deve, signor Presidente. No, io non me la mangio. No, no, no. Puoi ammazzarmi, to, pugnarmi col ferretto. Dico, ma no, ma io non la mangio. Sono le nuove direttive, no. Deve mangiarla. Basta, mi rifiuto. Corazziere 1, ricordati che io in passato ho ingoiato rospi grandi e piccoli. Ma sta schifezza no. Corazziere 1, qui siamo al Quirinale, qui siamo a Roma. Siamo in Italia. Noi siamo italiani, Corazziere 1, con i nostri difetti. Sì, con le nostre piccole contraddizioni, con le nostre piccole colpe, per carità, ma italiani, e ce la faremo. E se vuoi continuare a stare al mio servizio, io esigo almeno la colazione sia italiana. Vuoi continuare a stare al mio servizio? Mi piacerebbe, signor Presidente, ma purtroppo non è più possibile. Che diavolo stai dicendo, Willy? Gartenwechsel! Finché non pareggiamo il debito, non sarò più io il corazziere 1. Ma chi è? Addio, Presidente. Ma dove vai? Dove ti portano? Corazziere 1, ma che è? Ti portano al confine. Restiamo in contatto, scriviamoci. Corazzia 1. Piacere, napoletano Giorgio. Eine kleine biscottina. Nein, jetzt unterschreiben hier. Sofort. Sofort? Ja. Che dici? Devo firmare? Before I read, c'è poco da read.
norme generali per un formale adeguamento melodico e armonico dell'inno nazionale italiano in conformità alle nuove direttive teutoniche a garanzia del debito sovrano. Cosa ho letto? Dovete cambiare l'inno. No. No, non è possibile. L'inno non lo cambiamo, ha capito? Ho già consegnato spartiti al maestro. No! Singen! Non ci sto! Cantare, prego! Non cantate! Corazzieri! Non cantate! Come vi permettete? Qualcosa fa? Non cantate! Suona male, suona male! Basta, fermate! No, non è possibile! Corazzieri, smettetelo! Basta! Corazzieri, due! Tiraci un uomo! Basta! Basta! È un ordine! Basta! Corazzieri! Basta! Basta! Corazzieri Heinz! Come vi permettete? O turpi malcreati! Questo è un affronto bello e buono! Queste sono le nuove disposizioni, Herr Präsident! Ma quali disposizioni, disposizioni? Questa linea italiana è uno! Ed è inarrangiabile! Voi avete un debito! Non è un suo problema! Voi non siete degni di stare in Europa! Corazziere, arrestatelo! Herr Präsident, ma lei non capisce! Io ho carta bianca! E ci si pulisca il culo! Alla vecchia maniera! Oberbanco!